consapevoli però che la ripresa della produzione è solo una tappa di un percorso ancora lungo. Ma quello che si farà da domani, per il momento, lascia il posto alla gioia. Un grazie, dice Angelo Clementi, a tutti coloro che hanno contribuito all'esito, soprattutto alle famiglie, alle donne, che sono state in prima linea, come Angela, a cui questa mattina sono state finalmente tolte le catene. Finalmente libera, anche se la strada non è finita, il nostro percorso deve andare avanti perché dobbiamo arrivare a creare questa nuova cosa, che questo sogno si deve avverare, questo della delocalizzazione della nuova fonderia. Stamattina c'è la vita, voi la vedete sulle loro facce, su queste facce, questi abiti sporchi di lavoro, è tornato il sorriso, è ritornata la vita. Sono contentissima, se solo per un pochettino ho potuto essere l'artefice di questa cosa. Domenica siamo stati tutti quanti insieme, ho fatto di tutto per farli stare insieme, per uno spirito unito, per andare avanti, e dissi: ragazzi, noi dobbiamo andare avanti. Domenica faremo questa festa insieme, lunedì ci sarà una bella notizia, la bella notizia di domani. Negli occhi, nel cuore, c'è un vuoto grande più del mare.